Buongiorno raga, come state? Oggi sono qui con il mio amore, siamo Ciao a al tutti. Dominio Beh, Mare Resort e Spa a Bergeggi. senza che stai a dirlo, guardate. Io non ci credo di essere qua. Nell'ultimo video avete visto l'home tour del posto in cui siamo ed è veramente spettacolare, ma Eh sì. adesso inizia il nostro weekend romantico. Adesso Wow. dobbiamo scendere giù a vedere un pochino com'è questo resort. Voglio vivere qui, voglio Sarebbe vivere bello. qui, è così Qui sarebbe bello. bello, sì. Con noi c'è pure Chloe, l'avete già vista nell'altro video. Se no, ma mi volevi lavare? No, mi arrabbio, amore. Ecco, raga, noi dobbiamo scendere qua giù che c'è tipo la piazzetta con il ristorante e tutte le altre cose. Guardate che vista, raga. Quella è la piscina della spa, come vedete, a sfioro. E qua sotto c'è un'altra piscina. Andiamo subito a vederla. Mi stavo dimenticando di questo piccolo particolare, la piscina della spa. Ma guardate che cosa c'è anche. Andiamo a fare colazione. Andiamo, Ecco la mia colazione. Con questa vista spettacolare. Non vedevo l'ora di rilassarmi così, cioè proprio mi ci voleva prendere un weekend di relax. fa caldo, ci saranno 30 gradi. E mi sa di sì, amore. 30 gradi sì. No, fai sì, fai 28. No, quello è sbagliato strada. Abbiamo finito di fare colazione, adesso saliamo e andiamo in piscina, amore. Sei Sì. felice? Io non vedo l'ora. Franci non vede l'ora che è caldissimo. Sono venuto qua apposta. È venuto qua apposta per la piscina. Posso fare il bagno o posso anche andare a casa? Raga, dovevamo fare il bagno, ma abbiamo deciso di mangiare, che così dopo abbiamo tutto il pomeriggio libero. È pronto e abbiamo deciso appunto di mangiare qua in veranda. Ci mettiamo uno accanto all'altro perché così abbiamo la vista mare. Chloe, quello che continua a seguirci, ma tanto lei ha già mangiato, quindi non becca niente. Arriva, arriva. Eccolo, ragazzi, chef Franci È lui. e Chloe. Grazie, amore mio. Ti Per amo. palestra, per grattare sto Come fondo. dici anche io ti amo? Ti amo. Ma non è bello questo ti Mi sono amo. impegnato, mannaggia. Salute. Salute, raga. Abbiamo finito di mangiare, adesso stiamo sparecchiando. Ci siamo proprio rilassati, ormai sono le 4, abbiamo finito alle 4 di pranzare. Lavo i piatti, visto che ha cucinato Francia, a me tocca lavare, oppure aspetta, eh. Ah, c'è qualcuno che lava al posto mio, meno male, c'è pure la lavastoviglie. E poi dopo si fa il bagno. Chloe, dove ti sei messa? Col papà, sei comoda? Io mi sono appena cambiata, come vedete, costumino di Shane, quello che avete visto la scorsa volta. Vediamo se è calda. Sembra di essere nella vasca da bagno, vi dico solo questo. Amore, tu non vieni? No, lui se ne sta là seduto con Chloe. Ciao, amore della mamma. I bacini, ho paura, lei non entra. Vieni, Vai, dov'è la mamma? Chloe. Dove va la mamma? Dove va?
non ho mai visto una piscina così. Ciao, amore. Sei curiosa? Dai, vieni, Chloe. Vieni. Mi lancio? Uno, due, tre. E anche Franci è entrato in acqua. Attenzione. No, amore, no, non hai capito. Ma vi rendete conto? No, amore. Uno. È alto, occhio, eh. Uno, due, tre. Ora sono tipo le 7:30 di sera. È arrivato il momento della doccia. Qui sono pronta e tra poco è anche pronto da mangiare. Avete presente il pensierino che ci hanno fatto i proprietari di casa, ovvero Serena e Andrea? Ecco, li stiamo per assaggiare questa sera, trofi al pesto. Raga, si sono accese le luci della piscina. Chloe, cosa fai vicino alla piscina? Ecco la pappa per Chloe. Piano. Dato da mangiare alla nostra cucciolotta. E adesso dobbiamo mangiare noi. Adesso ho visto che è tutto illuminato giù. Vedete? Là c'è il gazebo di oggi, ve lo ricordate? Mi sa che dopo andiamo a prendere qualcosa da bere qua al bar. Buon appetito, amore mio. Che buono. Ringraziamento speciale alla proprietaria di casa. Grazie mille. Ho appena finito di sistemare tutto. Guardate com'è tutto in ordine. Ho pulito anche la cucina, i fornelli. Ma piccolo dettaglio, qualcuno si è addormentato. Ciao. Franci si è svegliato. Buongiorno amore, all'alba. Buongiorno. Di mezzanotte, mentre lui dormiva, ho trovato in un cassetto il gioco della casa di carta. Amore, sei pronto? Chi è Agatha Jimenez? Jimenez. In pugliese l'hai detto, lui Jimenez. Il nemico dei rapinatori nella terza stagione. La madre di Raquel o Nairobi? Agatha Jimenez. Jimenez. Oh, ah. Sono le 2:20 e noi stiamo mangiando. In realtà abbiamo già mangiato un'altra cosa con la Nutella. Noi andiamo a letto. Buongiorno raga, buongiorno a tutti, come state? In questo letto si dorme benissimo. Buongiorno amore mio, ciao. Che tempo c'è fuori? No, ma c'è un po' di brutto tempo oggi. E che buongiorno ragazzi. Buongiorno. Ma volete sapere l'ultima? Mica sta piovendo? Ma io non ci credo, cioè boh. Dai. Abbiamo finito di fare colazione, ma non potete capire che colazione abbiamo fatto. Questa colazione in veranda con vista mare e piscina la vedrete settimana prossima, nel prossimo video naturalmente. Il tempo è migliorato un pochino, perlomeno riusciamo a vedere il mare. Ma per il resto... Amore, piove! Sei rilassato? Sì, però sta pioggia mi sta annoiando. Lo so. Dopo io il bagno lo faccio, se i fulmini non ci sono dopo... Dopo muore il bagno lo faccio, va bene? Zampa, brava, bacio, vai.
Bravo amore, buon appetito. Anche noi tra poco mangiamo. Comunque pranzo con vista piscina, Chloe. Meglio di così. Ultimo pranzo in questa casa. Amore, sono triste, non voglio andare via. Guardate comunque che belli questi piatti. Li ho trovati qua. Io e Franci comunque sembra che siamo alle terme. L'ho tutto preso bene perché adesso facciamo un piccolo brindisi in spiaggia. In spiaggia? Oh. Vabbè, la spiaggia laggiù. Salute. Calda! Quando arriva la pancia un po' è di vero, meno. Un po' la pancia sento, Chloe impazzita. In piscina si sta bene, solo che fuori fa freddo un po', raga, perché ha piovuto. Siamo appena usciti dalla piscina perché diciamo che avevamo un po' freddo, più che altro la temperatura esterna è un po' bassa perché ha piovuto, ma dentro si stava benissimo. Ci siamo cambiati, ma tra un po' andiamo al ristorante a mangiare. Dobbiamo ancora farci la doccia, però tra poco si mangia. Ti va al ristorante, Ciccio? Momento foto. Mi sono cambiata, ho indossato questo vestito che mi ha regalato la mamma di Franci, bellissimo. Qua pure uno spacco e mi piace veramente tantissimo. Sì, naturalmente non vado al ristorante così perché è un po' troppo eccessivo secondo me, però dobbiamo scattare qualche foto. Adesso ragazzi stiamo andando al ristorante, vado a cambiarmi che mi metto un vestitino un attimino un po' più tranquillo, un vestitino nero mi metto. Ci siamo cambiati tutti e due e adesso si va a mangiare. Guardate che bello, oddio, ieri dovevamo uscire ma qualcuno si è addormentato. Ciao amore mio. Ciao amore. Stiamo decidendo che cosa mangiare, il posto è molto molto carino. Grazie. Grazie. Grazie mille. Sono arrivati i piatti. Io ho preso polpo col tortino di patate. Spettacolare, raga. È arrivato il primo. Ho preso i ravioli con la burrata e la tartare di gamberi. Mentre Franci ha preso spaccheri con ragù di polpo. Che bontà, raga, buon appetito. Ecco il dolce per Franci. Un tiramisù. Siamo appena ritornati dalla cena e la cucciola è stata bravissima. Guardate, l'amore mio. Ciao patatina. Ciao amore. Ciao. Hai preso la mia ciabatta? Hai preso la mia ciabatta? Comunque la cena è stata stupenda. Abbiamo mangiato benissimo. Da Dio. Impiattamenti perfetti. Veramente Dominio Mare, bravi. Resort 10. Il nostro weekend è terminato. Io non finito. Voglio. Guarda Chloe, perché si è messa qua in mezzo? Vuole uscire anche lei? Sì, pensa che la lasciamo qui. E io sono triste, raga. Mi sono trovata troppo bene al Dominio Mare Resort. Io spero che il nostro weekend romantico vi sia piaciuto. Noi ci siamo rilassati tantissimo. Tanto, tantissimo. Ma sicuramente ritorneremo qua perché è uno spettacolo questo posto. Senza infatti, di dubbio. Infatti ve lo consiglio. Qua in descrizione vi lascio tutte le info. Ma comunque seguitemi su Instagram perché pubblicherò delle foto. E mi raccomando andate a seguire la loro pagina su Instagram. Naturalmente è tutto qua in descrizione. Ora vi salutiamo. Dobbiamo fare tipo 2 ore di macchina. Sì. E niente, ciao amici. Alla prossima. Mua.